La morte di una stella lontana. La luce derivante dalla sua esplosione impiegherà 160.000 anni per raggiungere il sistema solare e la Terra. Nel 1987, alla fine di febbraio, la luce è arrivata fino alla Terra. L'astronomo che l'ha individuata per primo, riferendo immediatamente la grande scoperta, è il dottor Ian Shelton, che ha utilizzato questo piccolo telescopio riflettore di 25 cm di diametro dall'osservatorio di Las Campanas, nel Cile settentrionale. Lavorando con la luce rossa per abituare gli occhi all'oscurità del cielo, il dottor Shelton stava compiendo il controllo di routine sulla vicina galassia, la Grande Nube di Magellano. Nelle prime ore del 24 febbraio 1987, Ian Shelton ha impressionato e sviluppato questa fotografia. Gli occhi esperti dell'astronomo notarono subito una stella nuova nel cielo, anche se in realtà Shelton sapeva che si trattava di una stella vecchia morta in seguito a un'esplosione, una supernova, un evento al quale nessuno aveva più assistito da oltre 400 anni. Confrontando la fotografia di quella notte con un'altra scattata precedentemente sulla destra, si stabilì che la supernova era apparsa a destra della nebulosa Tarantola. Al momento dell'esplosione brillava con una luce paragonabile a quella di oltre 100.000 milioni di soli. Ma in seguito all'esplosione di quale stella è nata la supernova 1987A? Ecco la responsabile, questa supergigante azzurra catalogata come Sanduleac 20269, che è immersa nella nebulosa Tarantola. Tutti questi dati sbalorditivi relativi alla fine di una stella possono farci sentire ancora più piccoli. La Terra è un'entità minuscola, un punticino nell'universo. Siamo molto più piccoli delle stelle. Non pesiamo molto, però un vantaggio esclusivo l'uomo l'ha davvero. Vale a dire la fantasia e il desiderio di osservare, apprezzare e comprendere che cosa c'è nel cielo. Per usare termini semplici, non si tratta della voglia di sfruttare, ma piuttosto direi che si tratta di un desiderio di conoscere il collegamento che ci unisce al cielo. Perché noi ne siamo parte. Noi siamo fatti degli stessi elementi delle stelle. Alcune stelle, forse molte, sono fatte come noi. Questa odissea galattica attraverso 20 miliardi di anni luce di spazio cosmico rappresenta un viaggio di scoperta mediante il telescopio e l'immaginaria navicella spaziale Helios. Ci chiederemo come e da dove ha origine la materia di cui siamo fatti. In una galassia come la Via Lattea, le stelle continuano a nascere e a morire fra i 200 miliardi di astri a cui appartiene anche il nostro Sole. Ma in base a quale processo le generazioni di stelle creano al loro interno la materia con cui sono stati formati anche la nostra stella e i nostri pianeti? Nei 20 miliardi di anni seguiti all'esplosione dell'universo, le stelle possono davvero essere considerate la fornace nella quale si è compiuta l'evoluzione del nostro mondo e dell'uomo? Gli atomi più elementari e le complesse molecole della catena che regola la vita sulla Terra traggono forse la loro origine dalla morte delle stelle? La navicella Helios naviga in un mare di stelle. Il comportamento di ogni singolo astro viene seguito con grande attenzione dall'equipaggio internazionale. È la prima volta che possono osservare da vicino oggetti ormai familiari grazie ai telescopi terrestri. Ruota velocemente.
Altair. Da ragazzo la guardavo sempre con il mio piccolo telescopio. Guardi come viene compressa dalla rotazione. Davvero? Oh, bella, fai la brava e dammi un bacino. Come? Niente, è una canzoncina che ho imparato a scuola. Si riferisce ai vari tipi di stelle. Ai tipi O, B, A, F, G, K, M, S. Mi stavo solo riferendo all'incredibile varietà dei corpi celesti. Mi scusi. Capisco. Questa stella, Rigel, rappresenta il piede di Orione il Cacciatore. Si tratta di una supergigante azzurra 60.000 volte più luminosa del Sole, che brucia ad una velocità di gran lunga superiore e che quindi sarà destinata a morire molto prima. Passando attraverso la costellazione dell'Orsa Maggiore, l'equipaggio osserva quella strana stella doppia o binaria, due stelle che girano una attorno all'altra così vicine che le atmosfere si sfiorano. Stelle giovani e vecchie, doppie o binarie, piccole o enormi, la varietà delle stelle sembra davvero infinita. Ognuna risplende senza sosta per milioni di anni, alcune vivono a lungo, altre molto meno. Il capitano ha scelto una stella doppia che sta per terminare la sua vita. La stella Nana Bianca ha le stesse dimensioni della Terra. La gigante rossa è giunta a una fase critica al termine della sua esistenza e la combustione nucleare al suo interno si modifica mentre la gravità e l'enorme pressione dei gas danno il via alle ostilità. Sì, credo che sarebbe meglio navigarci in mezzo. Così otterremo dati più sicuri. A me sembra troppo rischioso. Il comportamento delle stelle vecchie è imprevedibile. Ma è proprio questo che voglio studiare. Le giganti rosse possono esplodere, diventare supernova. Molto bene, astronomo di bordo. Joe, ci passeremo in mezzo alla massima velocità. Bene, tutti al proprio posto. Sì. Capitano, sto spingendo per aumentare la velocità relativa. Ci sono un sacco di gas ionizzati qui. Eccellente. La gigante rossa forse sta facendo aumentare i gas attorno a noi. Già, proprio così. Non ho mai visto tante eruzioni. Oh, ma guardi questa fiammata. La rossa pare che stia diventando più grande. Proprio così. Capitano, registro un'espansione pari a 55 km al secondo. È normale, Swin? No, per questo è interessante. Ascolti, captiamo persino le onde acustiche. Aspettate un attimo. Il gas è talmente spesso che possiamo udire il suono di una stella. Sì, che splendidi dati stiamo raccogliendo. Swin, potrebbe diventare una supernova. Sì, ma non si sa quando. Potrebbe succedere anche adesso. Oppure fra un milione di anni. Capitano, sto rilevando un'esplosione del neutrino. Un collasso del nucleo? Potrebbe essere. Il nucleo della stella ha iniziato a bruciare. Ha incredibili temperature. Capitano, questa è supernova. Signori, credo che questa stella abbia deciso di offrirci il più grande spettacolo della galassia. Signora Noda, mi dia il delta massimo a 90 gradi negativi. Sì, capitano. 90 negativo. Spinta violenta. Ci stiamo allontanando dalla gigante rossa. Che sorpresa. Aumenti la potenza, signora Noda. Ma sarebbe lo stesso se invece ci andassimo incontro. Andiamo così veloci. Voglio un riparo dalla tempesta. Joe, ci può portare dietro la Nana Bianca? Sì, capitano. Ci siamo quasi. Dovremo andare più veloci. A tutto l'equipaggio, prepararsi ai 5G. Spinta massima, signora Noda. Sì, capitano. Siamo a 0500.
Il calore sta aumentando. La supernova 1987A è nata in seguito a un'esplosione gigantesca simile a quella dalla quale è riuscita a sfuggire la navicella Helios. Uno sprigionamento di forze naturali assolutamente inimmaginabile, ma un cataclisma necessario per la nascita e l'evoluzione dell'universo e della vita in esso contenuta. Il lampo ha impiegato 160.000 anni per raggiungere l'osservatorio di Las Campanas. Ma da qui poteva essere visto a occhio nudo, ed è stato proprio lui a suggerire al professor Gregory Benford l'idea della navicella Helios. Navigare nel mezzo della più grande delle esplosioni tra i detriti di una stella morente sicuramente deve essere una delle esperienze scientifiche più spettacolari che si possano vivere, soprattutto così da vicino. Per gli scienziati costituisce un'opportunità, per l'equipaggio della Helios un avvertimento in grande stile. Le supernove sono molto rare. Eppure una è stata avvistata qui di recente a Las Campanas, nel Cile. Era il febbraio del 1987. La supernova sarebbe stata visibile solo nell'emisfero australe e sarebbe stata la prima avvistata dopo 383 anni. In realtà non si è verificata nella nostra galassia, ma nella Grande Nube di Magellano, una galassia nana che orbita vicino alla nostra. Per gli astronomi, come me, è stato un brivido. Come un sogno diventato realtà. Ricordo l'eccitazione che ho provato nel ricevere la notizia. Ho subito chiamato i colleghi per saperne di più. Poi mi sono precipitato al computer per raccogliere il flusso di informazioni provenienti da tutto il mondo che ormai non faceva che parlare di questo. Per la prima volta, la moderna tecnologia è stata in grado di osservare, fotografare, ascoltare e seguire la storia di una supernova gigantesca. I più grandi osservatori hanno riorganizzato i programmi e tutte le risorse della moderna astronomia sono state utilizzate per questo nuovo spettacolo nel cielo australe. Paradossalmente, un osservatorio ha potuto constatare l'esplosione della supernova ancora prima che Ian Shelton volgesse il suo telescopio verso le stelle. E sprofondati in questa miniera, gli astronomi non erano certo nella posizione più adatta per osservare il cielo. In Giappone, posto a circa 1000 metri sotto il livello del mare, ecco l'osservatorio sotterraneo di Kamioka, del laboratorio di raggi cosmici dell'Università di Tokyo. Qui non ci sono telescopi, ma solo un'enorme cisterna che contiene 3.000 tonnellate di acqua altamente purificata. Si chiama Kamioka Kande 2 ed è un apparecchio sperimentale utilizzato per individuare le misteriose particelle note come neutrini che arrivano dallo spazio ma sono tranquillamente in grado di attraversare la Terra senza essere viste. Lungo le pareti della cisterna profonda 16 metri, ecco un migliaio di occhi giganti, sensori elettronici in grado di registrare e moltiplicare anche la luce più debole. Osservano un sottile lampo azzurro emesso nell'attimo in cui il neutrino interagisce con una molecola di acqua. Nelle profondità della Terra, dove neppure i raggi cosmici riescono a penetrare, le cellule fotoelettriche fissano l'acqua. E ciò che venne notato alle 16.35 del 23 febbraio 1987 era destinato a fare epoca.
si trattava di confermare le teorie sui meccanismi dell'esplosione della supernova. I neutrini viaggiano alla velocità della luce e hanno una massa incredibilmente piccola o addirittura nulla. Hanno una durata lunghissima e proseguono il loro viaggio senza modificarsi per 160.000 anni prima di raggiungere la cisterna. Con la supernova 1987A e con la pioggia di neutrini giunti fin sulla Terra, era destinata a iniziare una nuova branca dell'astronomia, l'astronomia dei neutrini. Innumerevoli milioni di neutrini passano attraverso la Terra e si riversano nello spazio. Ma in mezzo alle 3.000 tonnellate di acqua, 11 neutrini si sono scontrati con le particelle dell'acqua e hanno prodotto una luce. L'arrivo di ognuno di loro e la sua direzione sono da collegarsi alla supernova 1987A. Gli 11 neutrini sono stati registrati in un periodo di soli 10 secondi, ma tutto ciò è stato sufficiente per calcolare la quantità di energia prodotta dall'esplosione della supernova. Ecco il professor Yoji Tozuka dell'Università di Tokyo. Cercando di spiegare tutto in termini semplici, oggi sappiamo che l'energia sprigionata nel giro di 10 secondi è stata 1000 volte superiore all'energia emessa dal Sole in un periodo di 4,5 miliardi di anni. Un migliaio di occhi assolutamente imperturbabili anche nell'oscurità più completa hanno catturato un sussurro vitale proveniente da una galassia lontana. Narrava di una stella esplosa con un'energia 100.000 milioni di volte superiore a quella del Sole, per una durata di soli 10 secondi nella storia dell'universo. Era il ritratto di una supernova ed era ancora più vivido e diretto di quanto avremmo mai potuto immaginare. L'immaginazione può portarci a chiedere che cosa potrebbe accadere se una stella morisse a poca distanza dalla Terra. La stella a noi più vicina è Proxima Centauri, posta a una distanza che equivale a 272.000 volte quella che separa la Terra dal Sole. Una supernova così vicina è in grado di offuscare l'intera galassia e potrebbe costituire un nuovo Sole nel cielo. Potrebbe splendere con un'intensità intollerabile per mesi o addirittura anni, e il materiale espulso dalla stella precipiterebbe verso di noi alla velocità di 10.000 km al secondo, arrivando 100 anni dopo l'esplosione. Un emisfero sarebbe destinato al buio completo, mentre l'altro sarebbe inondato perennemente dalla luce e dalle radiazioni. La vita, così come la intendiamo, risulterebbe estinta. Per fortuna, la Proxima Centauri e le sue compagne più vicine non sono ancora sufficientemente vecchie per diventare supernova, anche se fra qualche miliardo di anni potrebbero esserlo. Molto tempo fa, sopra i dirupi e i canyons dello stato del New Mexico, risplendeva una supernova di eccezionale luminosità. Nel 1054, all'inizio di luglio, gli Anazazi conducevano una pacifica esistenza nei villaggi di pietra costruiti al riparo di grandi dirupi. Erano per lo più contadini e coltivavano il grano e il cotone, oltre a realizzare oggetti di ceramica e a tessere i tradizionali costumi dei Pueblos. Ma sulle pareti delle caverne riportarono a un certo punto un evento assolutamente incredibile che sarebbe stato notato persino dagli astronomi della lontana Cina. Ah, eccoci qui. Basta guardare quel dirupo, ne riporta ancora le tracce. Secondo il dottor John Brandt dell'Università del Colorado, una sola incisione su queste rocce è ancora più significativa di qualsiasi dato riportato nei moderni annuari. Eccola qui. Questa incisione è quasi sicuramente l'illustrazione di una supernova. Qui vicino si può notare l'immagine della luna crescente. Si notano anche impronte di mani, più in alto. Una mano sinistra,
che si ritiene possa essere la firma della persona che ci ha lasciato questo documento. Si guarda a questa zona come a un reliquiario. È incantevole. E così, la mattina del 5 luglio 1054, la Luna doveva essere in fase crescente a 2 gradi di distanza dall'oggetto luminosissimo che era improvvisamente apparso. Gli indiani si trovavano da questa parte del canyon e potevano quindi guardare verso est e devono aver assistito a una scena magnifica completa di Luna crescente e dell'oggetto luminoso nuovo ai loro occhi. La prima apparizione deve essersi verificata sul canyon dall'altra parte. Che cosa ne è stato di quella supernova che ha lasciato di stucco gli Anazzasi e i cinesi quando in Europa il normanno Guglielmo il Conquistatore non aveva ancora sconfitto l'inglese Aroldo? Oggi i resti gassosi dell'esplosione avvistata 900 anni fa vagano ancora per lo spazio alla velocità di 1000 km al secondo. Nella costellazione del Toro ecco la nebulosa del Granchio, una nube larga oltre 6 anni luce e lontana circa 5000 anni luce. È ciò che resta della stella che a quell'epoca brillò con una luminosità superiore a quella del Sole per ben 3 mesi.